Era importante vincere, ragazzi, e abbiamo vinto. L'importante è quello, contro una squadra che sulla carta, se vogliamo, a me preoccupava di più rispetto alle altre, anche se poi alla fine siamo a venire a Venezia, abbiamo pareggiato, invece qua dall'ora contro il Bologna si è vinto, però una squadra che per come sta andando in campionato e tutto mi faceva più paura. Una Juventus che, ragazzi, diciamo che è stata cinica stasera, cinica, perché non abbiamo creato tanto e a me è questo che forse un po' mi dà fastidio, è che non abbiamo creato tanto, ragazzi, perché se avete le occasioni, la Juventus è stata cinica nelle due occasioni che abbiamo avuto, perché poi per il resto, qualcosina, qualche tiro abbiamo fatto, ma nulla che ha impensierito Skoruski veramente tanto. Sì, nel finale, 92esimo e 30 secondi, con Kulusevski tiro a giro, Skoruski fa una paratona assurda e gliela para, ma era finita la partita. Bisogna creare di più, ragazzi, bisogna creare di più. È vero che mancava Dybala e quando manca Dybala, ragazzi, purtroppo la Juventus crea meno, sono dati statistici. Quando non c'è Dybala in campo la Juventus crea meno, però l'importante era vincere, ragazzi, perché ripeto, oggi vai a recuperare 3 punti, meno male, dall'Atalanta che ha pareggiato, che ha perso, scusate, va ad andare a recuperare qualcosina da o Napoli o Milan, dipende un po' cosa faranno domani in Milan-Napoli, ti tieni comunque lontana un po' la Lazio, che comunque aveva vinto ieri, e domani comunque dovrà giocare la Fiorentina e vedremo cosa combinerà, però comunque l'importante, ragazzi, era vincere, noi dovevamo fare il nostro ed è vincere, lo abbiamo fatto. Adesso testa martedì, ragazzi, contro il Cagliari, perché comunque bisogna chiudere l'anno bene, cioè nel senso un'altra vittoria, perché tu, ripeto, devi fare 15, devi fare 5 su 5, non ci sei riuscito, almeno bisogna che tu fai 4 su 5, almeno, almeno. Che dire, ragazzi, partiamo forte perché dopo 6 minuti la Juve va in vantaggio, un ennesimo Bernardeschi, ragazzi, che è tanta tanta roba ultimamente Bernardeschi, perché fa un assist bellissimo, Teate gli apre le gambe perché prende posizione, Bernardeschi fa il passaggio filtrante per Morata proprio sotto le gambe di Teate, bravissimo anche Morata a sentire la porta, questa volta davvero attaccante, mi fa strano dirlo, ma questa volta la porta la sente e col destro tira subito forte, preciso sul primo palo dove Skoruski viene colto all'improvviso e non riesce a fare la parata. Quindi poi Morata fa il gol dell'1-0. Morata che comunque trova il suo secondo gol consecutivo perché ha segnato anche a Venezia. Quindi se questo attaccante segna, a noi è tanto di guadagnato, ragazzi. Tanto l'azione comunque ci tengo a sottolineare che è partita da Morata, perché Morata parla al piede, porta palla, poi la scarica Bernardeschi sulla fascia e poi Bernardeschi gliela restituisce. Quindi ottimo il tandem Morata-Bernardeschi sul primo gol. E poi abbiamo fatto qualcosina, ragazzi, abbiamo avuto un tiro col mancino di Rabiot, però abbastanza centrale e facile per Skoruski, un altro tiro di Morata col destro quasi punta, sempre comunque piano e centrale per Skoruski. Questo abbiamo creato nel primo tempo, vedete, a parte il gol abbiamo fatto un po' poco, mentre Bologna comunque, ragazzi, ha creato, anche Bologna poteva farci dei gol, lasciando, vabbè, i tiri alti di Barro e Teat. Comunque, ragazzi, il Bologna ha avuto quell'occasione lì dove c'è stata la rovesciata di Schouten, se non sbaglio, era Schouten, mi sembra di sì. Ragazzi, lì mi sono veramente abbastanza preso male perché veramente quel rimpallo lì, la palla gli è stata giusta, giusta, si è coordinato bene in un millisecondo, sarebbe stato un gol incredibile. Per fortuna non è entrata, ma è uscita di tanto così, ragazzi. Abbiamo rischiato di pigliare il pareggio, come abbiamo rischiato anche sul colpo di testa di Arnautovic, che se non sbaglio in un'unica occasione ha subito De Ligt oggi, dove comunque ha avuto un'ottima torsione di testa e Szczęsny comunque ha dovuto fare la parata perché quella palla, bene o male, era indirizzata in porta, quindi Arnautovic aveva fatto veramente un'ottima torsione. Un De Ligt che comunque va detto, ragazzi, strepitoso anche stasera, perché De Ligt ovviamente non ha fatto passare nulla, nulla, stasera nulla ha fatto passare De Ligt, e quindi Bologna qualcosina ha creato e ha provato a metterci in difficoltà. Nel secondo tempo, ragazzi, veramente tutto tace quasi, perché veramente non succede quasi nulla se non un'occasione poi del Bologna, dove io mi sono arrabbiato perché lì eravamo ancora sull'1-0 e potevano riaprirla di Dominguez, perché Dominguez poi a un certo punto si trova abbastanza in una posizione defilata, ma dentro l'area di rigore, tira col destro, ragazzi, e lì comunque Szczęsny ci diventa dei guantoni e mandarla in calcio d'angolo. Lì comunque abbiamo un po' rischiato, perché abbiamo un po' rischiato, vi ripeto, e che dire, ragazzi, che dire, mi sono un po' spaventato, va detto. E poi, bene o male, non hanno fatto neanche tanto più di loro dopo quel tiro lì. Alla fine ce la siamo giocata più o meno sullo stesso piano. Noi eravamo molto bravi comunque a chiudere bene gli spazi e a ripartire.
Abbiamo avuto comunque l'occasione con Quadrado, ragazzi, va detto, dove molto bravo Morata comunque ad allargare per Quadrado, che lo vede, lo serve, Quadrado punta l'uomo, lo salta, bravissimo a saltare l'uomo, tiro col destro, ragazzi, la palla va a infilarsi sotto l'incrocio, inizialmente ho detto che gol bellissimo ha fatto Quadrado, perché comunque era un gol veramente bello sul 7, poi ho visto che comunque è complice una deviazione abbastanza importante, che quella deviazione fa sì che quella palla lì vada sotto al 7, però comunque ragazzi sempre Juan Quadrado che comunque sale sempre, punta l'uomo, tira, e deviazione o non deviazione, pure contro la Fiorentina, pure comunque da calcio d'angolo, come contro il Genoa, ti risolve la partita. Quindi Juan Cuadrado è troppo importante per questa squadra. Come lo stesso Bernardeschi, adesso è importante, come lo è Morata, che comunque sta segnando. Va bene così, ragazzi, va bene così. Abbiamo avuto questa occasione qua importante del 2-0 che abbiamo fatto gol. E poi ragazzi ce n'è stata un'altra importante dove vede comunque protagonista Caio Giorgio che viene mandato, bravo a seguire Caio Giorgio, l'azione con Quadrado che di testa gli dà il pallone, Caio Giorgio stoppa, finta di tirare ragazzi col destro e col sinistro, poi appoggia Quadrado che comunque ha seguito l'azione e il movimento, Quadrado tu per tu col portiere tira, ma c'è un'ottima chiusura da parte di un giocatore del Bologna che adesso non mi ricordo più chi è, non ha permesso a Quadrado di fare la doppietta personale. E sul finale, ripeto, ragazzi, abbiamo avuto anche l'occasione con Kulusevski, ragazzi, un bellissimo tiro a giro col mancino, la sua mattonella, che non glielo vedo spesso fare alla Juventus, ma al Parma glielo vedo invece sempre fare. Un bellissimo tiro dove Lisko Ruschi ha fatto veramente una bella parata, ragazzi. Lisko Ruschi si è veramente superato perché si è dovuto comunque distendere bene con la mano alla destra aperta e la manata in calcio d'angolo. Se non sbaglio, abbiamo avuto anche un'occasione di testa con un colpo appunto di testa di Rabiot, dove però la palla anche lì è stata centrale. E quindi Skoruski l'ha parata tranquillamente. Per il resto, ragazzi, questo abbiamo fatto. Questa è la Juve che ha creato, ha fatto queste cose qui. Quindi, ripeto, una partita non ricca di azioni, sia da una parte che dall'altra. Una Juve abbastanza cinica. Fino al 1-0 ero arrabbiato perché comunque abbiamo creato poco. Adesso sono meno arrabbiato perché comunque non abbiamo vinto sempre con questo solito cortomuso sul 2-0. Posso dirvi, ragazzi, che ero un po' più tranquillo perché sempre sta sul 1-0, ragazzi, non si è mai tranquilli. Però, anche se abbiamo fatto 2-0, ragazzi, vedo una Juve che fa fatica a creare un po' di occasioni pericolose. Vedo che fa fatica perché. Alla fine, se ci pensiamo, ragazzi, tolto il gol di Morata al sesto minuto e grazie al gol di Cuadrado con deviazione, la Juventus ha potuto far male, sì, ma forse sul finale con Kulusevski e con Cuadrado, dove poi è stato molto bravissimo il giocatore Bologna a interrompere il tiro, ma per il resto abbiamo fatto dei tiri centrali e banali. Quindi bisogna forse migliorare da lì. Lì bisogna migliorare, ragazzi. Comunque abbiamo vinto, non ci lamentiamo, perché a volte queste partite qua manco ce le portiamo a casa, quindi l'importante era vincere e rimanere un po' in scia con le altre. Niente ragazzi, io direi che il video può finire qua, quindi intanto se volete passate sul link in descrizione dal bar di Tifosi Channel, ragazzi mi raccomando passateci, che è un canale dove si fanno le live il lunedì e venerdì sera, specialmente dalle 22 in poi, dove si parla totalmente di calcio a 360 gradi e comunque siamo tanti di varie tifoserie diverse, ma andiamo tutti d'accordo. E ragazzi anche al link di Amaglia, mi raccomando, un sito di articoli sportivi dove venderò varie ottime qualità a poco prezzo. Se usate il mio codice sconto ALE, tutto maiuscolo, avete il 15% di sconto sulla parte della sezione coupon. E se superate anche tutta la spesa che farete, avete il 15% di sconto. E se superate anche 79 € di spesa, la consegna non la pagate, sarà gratuita. Niente ragazzi, io direi che può finire qua il video, quindi lasciate un bel like se intanto questo video vi è piaciuto, mi raccomando. Commentate qui sotto nei commenti, avete bisogno di voi appunto cosa ne pensate di Bologna Juventus e anche ragazzi vi raccomando iscrivetevi al canale se vi fa piacere, mi raccomando, siamo arrivati a 1551 iscritti, quindi vi ringrazio di cuore ragazzi, veramente iscrivetevi che è gratuito, non costa nulla e per me vuol dire tanto, mi supporta un casino se lo fate, vi ringrazio, condividete i video con i vostri amici per iscrivere anche loro e attivate la campanella notifiche così non perdete i video, ragazzi qui da me che è tutto, bella fino alla fine, forza Juve, dai.